buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Direi che dopo aver montato un BMC come quello di ieri, il miglior modo per farla respirare e farla cantare è portarla dove andiamo oggi, direzione Dolomiti. Sono emozionatissimo, non vedo l'ora. Circa 2 ore di strada, anche se il navigatore me ne dà 3 qualcosa. Direzione Lago d'Antorno e Falzarego. Venite con me. Ritornare bambini provando quelle emozioni uniche che provavi 15 anni fa, quando arrivava il fornitore in officina tuo padre e ti lasciava il 130 Polini, piuttosto che la Zirri, piuttosto che il carburatore maggiorato. Bene, oggi abbiamo un bel regalo per la nostra 997 Turbo. Diamola un po' di voce iniziando dall'aspirazione. Il passo successivo sarà quello dello scarico. Ah, fantastico, fantastico. Bene, in primis andiamo a togliere il filtro originale. È anche tra l'altro molto semplice, siccome basta con cautela tirar su questa paratia, la vediamo incastonata con solo questi attacchi qui, e il filtro a pannello originale che andiamo a levare adesso. Pensate che l'auto è stata tagliandata solo 1000 km fa, infatti il filtro è nuovo, guardate, nuovo di stecca, ed è una buona cosa perché un domani, se dovesse servirmi, so che ne ho uno nuovo originale. In teoria dovremmo dargli su una sostanza oleosa perché trattenga la polvere, ma non lo facciamo siccome sento che ne ha già su, quindi andiamo subito a montarlo. Eccoci qua. Ovviamente la differenza si noterà in marcia, non in folle. Almeno proviamo a sentire se il sound un minimo cambia. Andiamo a provarla. Considerando che io a Cortina non ci sono mai stato in vita mia, anzi una volta, penso 10 anni fa, a consegnare una Vespa 50 pick-up, ho detto approfitto, faccio un saltino. Ora premetto, sono un ragazzo più che da passeggiata in centro, andiamo verso la natura, tant'è che adesso arriviamo su, mangiamo e poi andiamo a fare una bella escursione sulle Tre Cime di Lavaredo. Volevo un po' raccontarvi gli aneddoti che ho dovuto passare prima di trovare quest'auto, in modo da poter anche essere utile nel momento in cui qualcuno di voi potesse essere interessato all'acquisto di un'auto simile. Sono andato a vedere qualche 997 Turbo, io la cercavo manuale, per un mio piacere di guida. Qua c'è una diatriba infinita, il Tiptronic fa schifo e questo e quest'altro, non sto dicendo quello, ognuno ha i propri gusti e ognuno ha le proprie esigenze. Sicuramente il manuale a livello di guida, a livello di sportività, a livello di feeling può darvi quel qualcosa in più che un Tiptronic purtroppo non vi dà. Ad ogni modo ne ho viste parecchie e credetemi una peggio dell'altra, a parte che raramente trovate chilometraggi veramente bassi, quindi sotto i 50.000 km. Non sono mai rimasto veramente soddisfatto, tant'è che diversi concessionari hanno mentito. Uno di questi, tra l'altro, mi assicurò che il primo proprietario era italiano e la macchina era nazionale. Ho fatto fare una ricerca col numero di telaio ed è emerso che la macchina era tedesca. Portata subito, tant'è che la targa era 2007. Però non era italiana, piuttosto che problemi di meccanica, come può essere la frizione. State molto attenti, la frizione deve essere morbida, anche a motore spento, a 2 pompe, e se è dura significa o una pompa andata oppure che la frizione è usurata. State molto attenti ai pistoncini del lettone posteriore che non trasudino olio, perché anche quelli a cambiare gli OR o comunque a ripararli costano bei soldini. Assicuratevi che l'auto abbia i tagliandi regolari, controllate bene il basamento sotto. Mi è capitato di andare a vedere una 996 descritta come impeccabile, aveva il basamento completamente corroso dal sale, quindi piegatevi, analizzatela bene prima di acquistarla, portatela sempre in centro ufficiale Porsche, fate fare 111 punti, è fondamentale, cacciate 100 euro, 150 euro per farle fare un controllo completo, perché quei 100 euro lì possono farvi risparmiare migliaia di euro poi. Perché ho scelto quest'auto piuttosto che altre? A mio modesto avviso la Porsche 997 Turbo è un'auto fantastica, fruibile ogni giorno. Monta un flat 6 Rai 1006 biturbo capace di sviluppare 480 cavalli. abbiamo il tastino sport, tra l'altro con lo sport crono, stiamo parlando di quasi 700 Nm di coppia, ma cosa vogliamo di più? Il manuale 0-100 lo danno in 3 secondi e 8, il Tiptronic qualcosa di meno, per una velocità massima di 310 km/h. Ora, l'ho scelta perché esteticamente è pazzesca, rispetto alla 997 base è decisamente più larga, oserei dire un'auto completamente diversa, ha quelle prese d'aria laterali che sono pazzesche, ma soprattutto l'ho scelta per quel capolavoro che sta dietro, basamento Metzger. Cosa significa? Beh, il basamento Metzger è un motore stra-affidabile. Dalla 996 in poi, quindi dal passaggio dal raffreddamento ad aria a liquido, beh, ci sono stati diversi problemi, partendo dagli IMS, quindi l'albero intermedio. Questo problema era soprattutto presente nelle 996 non turbo, perché anche la 996 turbo monta Metzger, ma nelle aspirate. Questa problematica è stata portata avanti anche nelle 997, specialmente nelle prime serie. Ma attenzione, come tanti erroneamente pensano, il problema non sta tanto nel cuscinetto, il problema sta nel diametro dell'albero intermedio. Le problematiche uscivano negli alberi da 8, mentre poi nel 2006-2007 è stato cambiato con un alberino intermedio da 10. Lì non sto dicendo che non c'era più problema, ma era decisamente diminuito. Ad ogni modo, voci narrano che se vuoi distruggere un blocco Metzger devi veramente metterti d'impegno. Fare un sesta seconda, andare in giro senza olio, è pressoché indistruttibile. E questo comunque è raro, guardando anche le altre supercar di questi anni qua, quindi stiamo parlando di 15 anni fa. Un'altra caratteristica che la contraddistingue da tantissime altre exotic cars è il fatto che, come dicevo prima, la fruibilità, cioè è un'auto che potete usare ogni giorno. Difficilmente vedrete Ferrari con 150-200.000 km. Bene, un'auto simile con 200.000 km non è affatto rara trovarla. Un momento che pago il pedaggio. Ecco, il problema è che le auto così larghe poi... E anche qua siamo a posto. Bene, direzione Tolmezzo, dopodiché ci aspettano solo tornanti. Pensate che questa è la prima Porsche turbo a montare le turbine a geometria variabile. Questa caratteristica riduce drasticamente il turbo lag. Tuttavia vi dico che se avete provato un 997 turbo sapete già che cosa intendo dire. Magari uno si aspetta tiro molto omogeneo, molto fluido. Sì, non è sicuramente come un'auto anni 80 o anni 90, però fidatevi che quando entrano le turbine le sentite tutte. Tra l'altro adesso col filtro BMC si sente decisamente di più. Ecco, due punti a sfavore invece per quest'auto. Il primo, dopo averla usata per un migliaio di chilometri, i freni. Vorrei pensare che se l'avessi trovata con i carboceramici sarebbe stato molto meglio. Tuttavia non lo dico, perché sostituire i carboceramici costa 25.000 euro in Porsche. Questa non ha i carboceramici, ha i classici che sono 20 mm più importanti, insomma, della 4S. Nonostante ciò, avendo una massa abbastanza importante, quindi parliamo di 1650 kg, 1700 facciamo, ecco, i freni sono leggermente sottodimensionati. Secondo punto a sfavore, ma che fra poco rimedieremo, è lo scarico. Deriva un po' dalla fruibilità dell'auto, cioè dalla possibilità di guidarla giornalmente. Vi sfido io con una Lamborghini o una Ferrari andare a far spesa ogni giorno, andare a lavoro, piuttosto che andare a portare i bambini a scuola. Sì, io lo farei, ma quanti come noi? Magari voi che mi seguite sicuramente siete come me, ma la maggior parte delle persone, ciò che cerca, magari quelle persone abbienti che potevano permettersi quest'auto quando usciva, erano persone che volevano utilizzarla ogni singolo giorno e quindi non volevano sentire scarico eccessivamente rabbioso. E questo è fantastico perché sapete di potervi godere il panorama rilassandovi immersi nella natura e all'occorrenza schiacciare un tastino, come sto facendo adesso, e avere 500 cavalli pronti ad essere domati. Porca miseria! Ci manca una mezz'oretta per arrivare a destinazione. Io nel mentre faccio la tintarella con la spia a pressione pneumatici. Io ieri, come potete vedere, li ho messi perfetti, però la casa madre vuole 2,5 davanti. Avevo considerato temperature comunque alte, corrispondono a 0,1 bar di pressione, quindi mi sono tenuto un po' bassetto, ma Porsche non vuole questo, quindi regolerò in giornata. Siamo intanto arrivati, siamo sopra il lago di Misurina, un buon panino, non me lo leva nessuno. Abbiamo trovato un parcheggio furbo e ringrazio Dio che non mi è venuta ancora la malsana idea di abbassarla, quei 2 centimetri che volevo fare, altrimenti col cavolo che riuscivo a parcheggiarla qua. Adesso attendiamo il valoroso guerriero, che ovviamente è fermo in colonna, e poi ci divertiremo. Scendiamo da una e saliamo su un'altra. Non meno divertente, anzi direi quasi di più, essendo aspirata a direzione. Tre cime rifugio Uronzo. Speriamo di trovare il parcheggio. Andiamo. Dopo un'ora e mezza di attesa, non so se piagna l'idea di tornare indietro o andare avanti. Intanto tu devi scendere più spesso, perché ogni volta che scendi la fila si riduce. Direzione lassù. Mi sa che oggi però, porca miseria. 2 ore di attesa, ce l'abbiamo fatta. Guardate che spettacolo. Aspirato e posteriore, cosa chiedere di più? Spettacolo. Scherzo. Siamo di ritorno, è stata una giornata pazzesca. Bravo. Che miseria, non sento più le gambe. Adesso rientro in hotel. Ci aspetta ancora 1 ora e mezza di cammino. Però dicono voci di corridoio che domani... Oh, dove andiamo domani? Falzarego? Vediamo se c'è power slide, vediamo se c'è qualcuno che fa traversi. Noi porteremo il turbo, vediamo cosa nasce. Sicuramente non vado ad esagerare. C'è un altro credelino lì. Hai voglia, Pisu? Pensare che è pieno di credelini. Porca miseria, dietro! Cosa abbiamo dietro? Power! Abbiamo power! Power con l'Huracan! Mamma mia che macchina! Porco, occhio! Non lo so fare. Porca miseria! Aveva chissà dove andava. Tirato una bella verta. Vedi che dovevo venire anche con la mia io. Vai. Su dai. Vai su. Eccoci ragazzi, stiamo rientrando a casa, 2 orette e mezza dovremo esserci. Spero di cuore di essere riuscito a trasmettervi l'emozione che provavo, porca miseria, guidando questo bolide, essere assieme a tanti appassionati come noi. Se i contenuti vi piacciono iscrivetevi qua al canale, seguitemi su Instagram perché è lì che vado ogni giorno a pubblicare qualcosa di molto interessante, ma soprattutto state connessi perché a fine mese daremo finalmente voce a questo boxer biturbo. Un abbraccio!